Ciao a tutti, sono Miriam e sono qui per parlarvi di un'azienda molto interessante. Un'azienda di Verona che si occupa di salute, di benessere. E quante sono le aziende sul benessere, sulla salute, sulla bellezza e su tutto questo settore che innumerevoli continuano a nascere, a crescere. Ce ne sono tantissime. Quello che oggi può fare la differenza, differenziare, contraddistinguere un'azienda dal mondo di tutte le altre è l'etica, il principio su cui nasce e si muove. Ecco perché dicevo che la Virtus è così interessante. E qualche anno fa è nata proprio con l'intento di riportare all'uomo il suo benessere primordiale, naturale, quello che la natura già ci aveva riservato per l'uomo. Nel cibo, nell'aria, nell'acqua, l'uomo aveva già tutto per stare bene, siamo noi che abbiamo rovinato il nostro mondo. Quindi, con i suoi articoli e i suoi argomenti, la Virtus vuole recuperare dalla natura quello che ci fa stare bene. Quindi, oggi partiamo con un argomento essenziale, importantissimo tra questi, forse il più importante. Parliamo dell'acqua, la nostra fonte di vita. E per addentrarci in questo argomento, ora lascio la parola al titolare dell'azienda, a Luca. Un saluto. Ciao a tutti, sono Luca Vesentini e rappresento l'azienda Virtus. L'azienda Virtus è un'azienda che si è specializzata nella salute e nel benessere. Abbiamo diversi settori che sono nati e studiati per migliorare la nostra qualità di vita. E quest'oggi parleremo dell'acqua, un argomento tra i più importanti in assoluto. Iniziamo un po' a parlare dell'argomento acqua, che è un argomento ovviamente essenziale per la nostra vita e la nostra salute. L'acqua è essenziale, è alla base di una piramide alimentare. Oggigiorno ormai tantissimi medici e specialisti, ce ne sono ormai centinaia di libri sull'argomento ed è sempre più dimostrato e riconosciuto di come sia veramente essenziale assumere un'acqua buona e sana. Noi però oggigiorno abbiamo un problema, che l'acqua che andiamo normalmente a bere non è come l'acqua che bevevano i nostri genitori o i nostri nonni. Perché questo? Perché ormai il terreno è saturo, è inquinato da un sacco di sostanze. Sostanze che arrivano ovviamente dalla terra, dagli scarichi industriali, civili, delle automobili, arrivano poi anche dal cielo, poi ci sono tutte, diciamo, le sostanze che vengono utilizzate nell'agricoltura, che vengono usate, diciamo, purtroppo a livello sia civile che industriale, che vanno a saturare sempre di più il nostro terreno. A questo punto abbiamo alcune scelte da fare nell'acqua che noi andiamo ad assumere tutti i giorni. Quali sono queste scelte? Acquistare le acque minerali, ce ne sono di tutte le marche, di tutti i prezzi, sono pubblicizzate, le vediamo regolarmente dai campioni dello sport o nei giornali di grosse aziende multinazionali, per carità, oppure le altre scelte possono essere quelle di bere un'acqua dell'acquedotto. E queste sono le due scelte principali. Io non voglio parlare di quale sia la scelta migliore in assoluto o cosa una persona, una famiglia debba fare. Vorrei semplicemente insieme a voi riflettere su un aspetto. L'aspetto principale è quello che l'acqua va del minerale che va messa nelle bottiglie ovviamente comporta che cosa? Anzitutto uno smaltimento. E se è acqua in bottiglia di vetro si può riciclare completamente. Il vetro, diciamo, è un ottimo materiale per trasportare, conservare gli alimenti, forse è il migliore, mentre se parliamo ovviamente di un elemento che non sarebbe molto naturale come la plastica, a questo punto sicuramente penso che oggigiorno sia sotto i nostri occhi che la plastica è uno tra i maggiori problemi al mondo. Il problema della plastica è una bomba ecologica, ormai è sotto gli occhi di tutti, lo sappiamo bene. Questo problema comporta un inquinamento dei terreni, dei mari per tanti tanti anni e poi c'è un problema anche con le microplastiche che andiamo anche a bere e a mangiare nella nostra alimentazione.
Dal mio punto di vista, la scelta migliore da un punto di vista ecologico, da un punto di vista di naturalezza e anche di qualità e anche di praticità, è quello di prendere l'acqua dell'acquedotto, l'acqua diciamo normalmente che arriva nelle nostre case, e tenere il buono che ancora è presente nell'acqua e togliere invece quello che non va, ovvero eventuali sostanze inquinanti, eventuali metalli pesanti, cloro, eventuali batteri, quello che può essere dannoso alla nostra salute. Sistemi per depurare, diciamo, l'acqua potabile nelle nostre case ce ne sono diversi, ormai da anni che vengono anche pubblicizzati o fatti conoscere in diverse modalità, in diversi canali. La cosa che a me piace molto della soluzione che vi porto a conoscenza quest'oggi assieme è quella di una soluzione straordinaria che abbiamo brevettato dopo anni di studio assieme a un'azienda leader italiana nella depurazione dell'acqua. Questo sistema è un sistema, signori, che si occupa di microfiltrazione selettiva. Ci sono altre modalità, ci sono impianti a osmosi inversa, ci sono carboni attivi, ci sono diverse modalità. La cosa straordinaria, la peculiarità molto interessante che ha questa tecnica, questo brevetto di microfiltrazione, è quello di togliere tutto quello che non va dall'acqua, ma lasciare che cosa? Il buono, ovvero tutti i minerali biodisponibili. Uno dei vantaggi che vi offriamo con questo macchinario, con questo sistema per la depurazione, è sicuramente la sua completezza, oltre alla praticità. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un sistema che, oltre a essere il innovativo da un punto di vista della depurazione dell'acqua, e questo ve l'ho appena detto, un'altra bella cosa è la sua praticità. La sua praticità è straordinaria perché? Perché non serve una vera e propria installazione. Quindi può essere installato, può essere messo in qualunque casa, in qualunque cucina, perché basta solamente una presa di corrente. Viene collegato con una presa di corrente e la macchina, il nostro sistema che si chiama Acqua Verso, è a disposizione. È molto completo e permette a tutti noi non solo di avere un'acqua buona e sana, che è sicuramente la cosa essenziale, è la cosa più importante, ma anche di renderla buona, perché una cosa può essere sana, ma pensiamo che possa essere anche buona. E quindi questo impianto ci permette di avere un'acqua a temperatura ambiente, ci permette di avere un'acqua fredda anche a piacere, quindi più o meno fredda regolabile, ma addirittura anche un'acqua gasata poco, medio o molto in base al proprio palato, in base al proprio gusto. Come vedete, la macchina è molto compatta, le sue dimensioni sono contenute, quindi anche da un punto di vista come oggetto che va ad arricchire le nostre cucine è veramente molto interessante. Possiamo anche personalizzarla da un punto di vista del colore, perché lo sportello davanti può essere, l'abbiamo un po' di tutte le tonalità. Sappiamo che in particolare le nostre signore sono attente anche a queste sfumature, a questi dettagli, e noi vogliamo accontentarle in modo che uno possa abbinare anche il colore della cucina con il suo depuratore. Per completare le varie opportunità, i vari modelli che abbiamo a disposizione, noi signori li abbiamo tutti. Abbiamo anche dei modelli ad esempio a scomparsa, abbiamo un modello che si chiama Under, un sottolavello che va completamente a sparire. Quindi per le persone che vogliono una soluzione pratica, duttile, da poter anche spostare, la soluzione che vi ho presentato, il modello Verso, è l'ideale. Per le persone invece che preferiscono non vedere nulla, allora c'è la soluzione che andiamo a mettere sotto il lavandino. Abbiamo diverse opportunità e siamo comunque a completa disposizione poi per andare a spiegarvi i dettagli, e soprattutto il nostro obiettivo è trovare la miglior soluzione per ogni famiglia. Un'altra cosa su cui mi soffermerei è la semplicità di utilizzo, ma anche la praticità
nella manutenzione. La manutenzione è pressoché irrisoria, perché semplicemente devo cambiare un filtro all'anno. È semplicissimo, qualunque persona, qualunque famiglia lo può fare con la massima facilità, perché ci vogliono 2 secondi, si sgancia il filtro e si sostituisce con il filtro nuovo. Se avete colto l'importanza, diciamo, dell'argomento e vi è piaciuta soprattutto la nostra soluzione, non esitate a contattarci, anche per un motivo secondo me straordinario. Abbiamo le soluzioni per tutte le famiglie, per tutte le tasche. Se vi piacerà la soluzione che andremo a farvi, diciamo, toccare con mano, che troveremo assieme a voi, potrete scegliere la modalità anche di pagamento. Potrete anche noleggiare il dispositivo, potrete pagarlo con delle piccole rate. Noi abbiamo sistemi e una, diciamo, rate anche inferiori alle 50 euro. Quindi non abbiate paura da questo punto di vista, anche perché dal momento che farete questa scelta, farete una scelta non solo etica, non solo ecologica e salutare, ma una scelta che vi farà anche risparmiare dei soldini. Quello che noi vorremmo fare quest'oggi assieme a voi è quello di portarvi una bella soluzione, una bella opportunità per migliorare che cosa? La qualità della vostra vita e quella delle vostre famiglie a partire dall'acqua. Per fare questo abbiamo bisogno ovviamente di voi, quindi se ci chiamate noi entreremo in punta di piedi, saremo gentili ed educati e senza impegno vi porteremo che cosa? La nostra professionalità. E cercheremo di capire le vostre esigenze e di trovare la miglior soluzione. Io vi saluto e vi ringrazio e un arrivederci a tutti. Rieccomi. Con l'argomento dell'acqua abbiamo avuto modo di conoscerci, di cominciare a entrare nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Come vi dicevo, abbiamo altri argomenti altrettanto importanti che riguardano la salute nella sua completezza, la salute olistica attorno all'uomo. E intanto, se avete voglia di incontrarci, potete chiamarci e venire proprio a contatto con la nostra professionalità, la nostra serietà e la nostra gentilezza, che è una dote che oggi si sottovaluta, se ne parla poco, ma non deve mai mancare. A tutti voi un buon proseguimento.